nave. È una barca, insomma, di privati. Ma va, una barca di privati, quella merda lì? Sì, sì, a voglia. È bruttissima, Jimmy. No, non puoi capire che figata. Siamo appena arrivati a Monte Rosso, l'ultima delle Cinque Terre, che è in realtà più vicina a Genova che alla Spezia. Infatti venendo in moto ci abbiamo impiegato circa 50 minuti e in macchina più o meno, mi ricordo, 40 quando sono venuta con i miei. Consiglio numero 1, se siete in coppia è più conveniente il treno oppure la moto, come nel nostro caso, perché il parcheggio è gratis. Se no in macchina potete venire, la strada non è il massimo, però lo consiglio se siete in tanti, perché ammortizzate il costo del parcheggio, perché c'è questo parcheggio che è a pagamento, per una giornata costa 25 euro. Quelli che sono passati dalla moto erano più seri di noi, eh? La strada che vi consiglio di fare non è quella delle Cinque Terre, perché Avernazza è interrotta e vi fanno fare un giro un po' pazzesco, tipo troppe salite, troppe discese, insomma non ve lo consiglio assolutamente. Piuttosto fate la strada alternativa che vi darà il navigatore, che fate la strada interna ma comunque migliore. Senti, ma questo video quando pensi caricarlo? Perché? No, perché se lo carichi a settembre tutte queste indicazioni non servono a nulla. No, lo carico. Siamo arrivati a Monte Rosso, questa è la camminata sulla spiaggia. La spiaggia è principalmente attrezzata, però ci sono dei buchi con spiaggia libera. E la comodità è che se prendete il treno arrivate lì, totalmente in centro paese. E questo vale per tutte le Cinque Terre a parte Corniglia. No, grazie. No, grazie amico. Madonna, badate in accampamento io c'è qua. Ma o che si può restare in un pezzetto di spiaggia libera con tutta questa gente ammassata? Voi vi chiederete, bravo Pischero, e te che ci fai? E niente, io oramai tutti i giorni sono qui e quindi vai, divertiti con le parole crociate, vai. Meglio le parole crociate che pensare a sto bordello. Quante rapide cotture? Pentola a vapore. A vapore? Microonde. Quello che ho sempre voluto ma non ho. Ma se non ti piace? Vabbè, non è che sia un pro. Spiega perché non ti piace. No. Jimmy ci teneva a spiegare le sue teorie contro il microonde. No, io sono un gran pro del microonde. Quelli fighi sono davvero belli a livello di design. Ci giriamo così siamo in controluce. È buio, è brutto. Siamo buio. Allora, pubblicità. Signorina. Ok. Ta 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 ta. The Silvia Fashion Show, show. No. È il Jimmy Show, tanto. Ok, reggi. Ta 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 ta. Aspetta, rifacciamo. Ancora. Jack 3. Ta 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 ta. The Silvia Fashion Show, ta ta ta. Quante cazzo di S c'è? Silvia Fashion Show. Vabbè, quindi. Allora, no, riprendiamo. Fine pubblicità. Allora. Mi vedo allo specchio di due lettere. Io. No, ero sicuro di averla detta giusta. Cosa ho detto di sbagliato? Mi vedo allo specchio. Me. Io. No. Dilla te. Secondo te? Mi vedo allo specchio. Mi vedo allo specchio. Io. Dai che la sai. Sei serio? Sì. Fa troppo caldo per restare in spiaggia, quindi ci avviamo alla visitare il paese. Ma il fatto è che Jimmy pensa che finisca qui, ci sia soltanto questa strada di camminatoio, invece in realtà, e la particolarità di Monte Rosso è questa, è che in realtà continua dietro la montagna, quindi bisogna girare intorno oppure passare in mezzo al tunnel e c'è tutto il paese. Quindi adesso voglio vedere la sorpresa di Jimmy.
veloci e concreti. Allora, argomento microonde. Io sono molto pro per i microonde, anzi c'è stato un periodo in cui lo volevo a tutti i costi, perché ce n'erano alcuni che erano davvero bellissimi a livello di design e sono belli da mettere da avere in cucina. Però sono contro l'abuso di questi strumenti, in quanto comunque rimane il fatto che si cucina tramite delle onde elettromagnetiche, e questo non, l'abuso non mi piace. E dato che ho visto anche Silvia ha iniziato a abusarne, come giustamente, cioè abuso, guarda questo angolino. Oh, possiamo mangiare? È quello dove è tutto aggato, è un ristorante. Ok, non possiamo mangiare, bene. L'ombra la troveremo sicuro sotto questo sole, bello parlare. C'ho il braccio un cancrena. Per quello io ho le spalle belle, vero. La shoulder cap bella definita, perché tengo la fotocamera. Ora ho capito, ora. Comunque detto questo, il problema della spiaggia libera a Monterosso è che è molto piccola e viene presa d'assalto. Quindi io non sono uno che ama stare appiccicato alla gente, per lo più in spiaggia libera dove non hai neanche un ombrellone. Però un altro problema della spiaggia libera di Monterosso è questo, che c'è i bagni pubblici. Ah no, fammi fare un po' di polemica anche nei video. Sono i bagni pubblici. Che mi conosciuto anche come Lamentino. Lamentino. Una nuova forma di animale. Guarda che bello, però guardate che bello. Che bello. Questo è bello, eh. E in più ci sono i cassonetti pieni di spazzatura sotto il sole che emanano un odore molto sgradevole. Quindi, detto questo, Monterosso bella, ma non bellissima. Siamo in missione cercare un posto all'ombra dove mangiare. Con il mio pranzo in mano. Adesso ti faccio vedere il posticino più bello che abbiamo. Semplicemente divino. Hai visto che spettacolo, ti immagini? L'altra volta c'era una signora qua che beveva tipo il suo bicchierino di vino lì nella bellissima. Com'era? Era lì questo bicchierino di vino. Un con un panino. Sì, mi sa che il panino te lo fanno pagare. La signora. La felicità. Ma dai, sai, con le parole crociate, tanto brava. È una vista molto debole da questo tavolino. Benvenuto a Monterosso. Il primo ad essere è Monterosso. Sono due parti diverse. Lamentino che sei. Ma Lamentino che sono, scusa, no, inquadra. Cioè, allora, di là c'aveva i bagni pubblici e la spazzatura sotto il sole che emanavano odore sgradevole. Laggiù non solo abbiamo chissà quanta spazzatura da qualche parte. No, vabbè, lasciamo perdere. Ma laggiù abbiamo addirittura le fogne, la fuoriuscita delle fogne direttamente sulla spiaggia libera. Cioè, sì, ma guarda, una meraviglia. Che palle, però, ma è una gioia. Ma è una gioia, ma se devo essere. E tu cattati sto pranzo, guarda che carino che è stato fatto qua al porto. Vabbè, Jimmy non gli piace Monterosso, che fa da fare, ragazzi? Ma ascolta, cioè io vi dico i pro e i contro. Qui inizia il paesino. Sì, guarda che bello che è. Ti ho detto che secondo me è il paesino più bello. Jimmy che fa pressione psicologica sulle persone sedute alle panchine all'ombra, oh, affinché si alzi. Ora la io. Cattivone. Alzatevi. Disse quella a uno con il pranzo in mano e non vede l'ora di mangiare. Per quello io non l'ho tirato fuori. Lei ha finito il gelato, Jimmy. Sì, ok. Cioè, una cosa che vi sorprenderà assolutamente è che non ho come pranzo riso, tonno, avocado, cioè cipo d'olio. Ho cambiato, finalmente vi propongo qualcosa di diverso.
E anzi, io e Jimmy alla fine, senza meno male volerlo, siamo fatti la stessa cosa, ma in versione diversa. Ad esempio, io ho fatto il riso, lui ha fatto la pasta. E, però sempre con... A me la fine te usavo la pancetta? No, appunto, io al posto della pancetta ho usato la bresaola. Praticamente abbiamo fatto pasta, non è riso, per niente denti. Non è vero, è pasta o riso saltato con un uovo dell'albume. Io bresaola, lui pancetta, io le verdure e lui no, perché i fagiolini non li mangia. Ora sembra essere razzista nei confronti dei fagiolini. Ma poveri fagiolini. No, il problema è uno. Una volta me l'ha fatto comprare la Silvia a casa mia, non li ha mangiati, me l'ha fatto mangiare a me, non li ha nemmeno conditi, quindi già che i fagiolini surgelati non sanno di nulla, sconditi potete immaginarvi quanto erano cattivi, usiamo una parola molto diplomatica. Erano o fossero? Fossero, madonna! Che palle. Capito perché se siamo... ora ci sta, parolaccio. Che palle. Madonna. Dammi la forchetta e mangiamo. Vedi, è tutto bianco. No, va, scusa. È tutto bianco, no. Non c'è neanche un verdino. C'è un rosa pallidino lì. Guarda il mio. Ma dai, ma sei tutto compattato. Sto mappassone. Sei tutto compattato. Sto mappassa. Ah, che carino però. Sì, carino. Questo è il pranzo del sole. È il pranzo del sole. Mi dai la forchetta per favore, c'ho fame. Ah, vuoi la forchetta? Direi. Mondi a casa e ti aspetto. Sì. Guarda. Silvia, e ti sta girando sta telecamera. Come sei chic, Jim. Questo ce l'ha shakerato a mano e non nel prolattore, quindi guarda, che bravo. Vedi il bello di vivere in natura? Poter arrivare qui, prendere un pomodoro, farci una caprese che sa di pomodoro e non di niente. Una bella mozzarella, che però non è di queste zone, ma dettagli. Sul senza glutine le Cinque Terre sono avanzate. Sul senza glutine le Cinque Terre sono avanzate. Jimmy, ho una proposta. Dimmelo. Ma per merenda, mezza pizza senza glutine. Ciao, metà a te. Molto allettante. Yupi! Va bene, fame. Niente pizza, è fatta con un impasto osceno. Oh, che palle. Vabbè, ora mi è venuta fame. Oh, non lo dovrebbero scrivere, sai come? In rosso, l'unica cosa che gli manca è il rosso. Sì. Mi ha fatto venire voglia, quindi adesso guarda, tiro giù Monterosso pur di trovare qualcosa. Era questo. Gluten free breakfast. Non mi dire che è solo questo. Salve. Ti sento il glutine solo. Ah, pensavo tipo farinata. Allora, basta. Allora, un po' Silvia, come sono organizzati alle 5 terre per i gluten free? Male. Male a tratti? Malissimo. Questa è rigorosamente no gluten free. Infame. Ah, so che sono crudele con te. Sì, davvero, guarda, ti sto odiando. Ho capito, ma è colpa tua, non è colpa mia. Mi spazio. Guardalo! Allora, siccome di cose senza glutine neanche l'ombra, mi sono dovuta ingegnare. Basta! Mi riprendi sempre mentre mangio. Vabbè, okay. Tutti i giorni sto mangiando. Ma non so perché abbiamo fame. Il pranzo non è bastato. Abbiamo fatto no, non è che abbiamo fame, è che sì. È troppo caldo e io non ho il coraggio di tornare in spiaggia. E quindi per passare il tempo mangiare è la cosa migliore del mondo. Ho trovato questi fiocchi di latte alla Conad al modico prezzo di 1 euro e questi soldi sono buonissimi. E mi ero portata questo succhino
spremuta di melagrana. Adesso quindi voglio provare a versare il contenuto di questo sopra i fiocchi di latte e vedere come vengono. Boh, proviamo. Fallo su una paletta, tu rischi di rovinare tutto. Ah sì, ho rubato la paletta al gelataio. Che hai rigorosamente lavato. Dove? In una fontana. Dove non si sa se l'acqua è potabile, quindi potrei morire. E quindi che fontana è? Pubblica o privata? Differenza tra pubblico e privato? Di una fontana? Non ci devo pagare l'acqua. Stupido. No, fallo su un cucchiaino. Di, cioè non si sente molto. Prova a berlo. È buonissimo. Allora bevilo da solo. Il tuo gelato? Limone di Monterosso e pistacchio. Com'è il limone di Monterosso? Buonissimo. Vi consigliamo il limone di Monterosso. Messo rigorosamente come primo gusto, così che rimane. Tattiche da gelataio esperto. Eccolo il mio posto, giovani d'altri tempi. Circolo ricreativo, giovani d'altri tempi. La giornata a Monterosso è finita. Adesso torniamo a casa, ci aspetta un'oretta in moto. Doccia. Una cinquantina di minuti. Saluta, ciao. Mi sembrava più opportuno salutarvi in modo un pochino più decente rispetto a prima, quindi a trasformazione avvenuta e sistemazione della situa, vi saluto. Io e Jimmy il 1° luglio partiamo per il Portogallo, quindi ci vediamo nel prossimo video, non so quando quindi sarà. Buoni. Ciao!